Amici di Weekend Dance, Pizza Bra, grande evento con le telecamere di Weekend Dance nella centralissima Piazza Dante. Pizza Bra, guardate il servizio. Finalmente, dico, finalmente l'evento Pizza Bra è arrivato. Auguri. Grazie. Faccio ricordo a tua moglie, siamo cavalieri, augurissimi. Grazie tante. Dopo tanti sacrifici, tanto tempo, tanti lavori, finalmente ci siamo riusciti. Allora, diamo un voto a questa struttura che nella centralissima Piazza Dante a Napoli è un punto di riferimento. Senz'altro, ma non perché diciamo è nostra, ma comunque merita. Un 10 glielo darei. Un 10 con la lode. Per il locale, per la struttura e soprattutto perché si mangia bene. No, tua moglie ha detto quasi tutto, però a parte che sfizioseria, pizzeria, braceria, ci sono tutti i tipi di carne qui a Pizza Bra. Sì, innanzitutto è solo carni italiane, dal carpaccio alla bistecca fiorentina, tanti tipi di carne. Insomma, quindi è un punto di riferimento, come dicevo prima tua moglie, centralissima, Piazza Dante, anche in metropolitana, c'è proprio la fermata, di fronte c'è Pizza Bra. Due passi dalla metropolitana di Piazza Dante. E poi la mattina gli studenti, pomeriggio, chi lavora, il pendolare, chi esce dall'ufficio, insomma non vi fate mancare nulla. No, assolutamente, abbiamo anche a pranzo, siamo aperti, facciamo menù fisso, il pranzo per gli uffici, le scuole e quant'altro, proprio per cercare di soddisfare qualsiasi momento della giornata. A parte il posto che è bello, che è centrale, ma si presta per feste di compleanno, sì, per qualsiasi tipo di festa, di occasione, no? Sì. Feste di compleanni, laurea, meeting, insomma, si può festeggiare tutto. Sì, qualunque cosa. Infatti sicuramente organizzeremo anche eventi tipo per San Valentino, festa della donna. I colori belli, il design fantastico, il posto centralissimo, non manca nulla a Pizza Bra. Abbiamo cercato di creare questa pizzeria e braceria nel miglior dei modi, dei colori diciamo giovanili. Ci siete riusciti grazie a tua moglie, grazie anche alla tua famiglia che ti è stato vicino, quindi è stata una grande soddisfazione. Sì, sì, infatti come diceva prima mia moglie ci sono stati lunghi mesi di lavoro, abbiamo lavorato abbastanza, però finalmente ce l'abbiamo fatta e oggi siamo qui ad inaugurare Pizza Bra. Questa sera Pizza Bra, un grande evento, ci sono anche dei volti noti, vediamo e ci diranno come hanno mangiato, Enzo. Sì, no? Sì. Carmela, come stai? Aspetta che io ancora sto masticando la pizza, no? Ciao, sto bene, quando sto al sud tu lo sai, qui a Napoli sto sempre bene, poi Enzo stasera mi ha invitato all'inaugurazione di questa bellissima pizzeria piena di gente, la pizza è buonissima. Ma non solo pizza, Carmela, no, c'è carne, sfizzettoria. Aspetto la carne, quindi aspetta, sì, infatti Pizza Bra, pizzeria, braceria, sì, qui in Piazza Dante. Ti è piaciuta la struttura? Molto bella, sì, in due piani, giù c'è il forno, troppo carina, sì. Poi lui è delizioso, lui l'amore. Ma lei è attenta, ha guardato, ha sbirciato, ha visto il primo piano, quello di sopra, quindi una soddisfazione anche che loro dicono che è un posto che merita, no? Sì, sì, anche, sì, certamente.
Voi siete una coppia fantastica. Dietro di me, chi l'ha avuta l'idea di fare questa foto in gigantile della bella Napoli? Mio marito. Come mai? Glielo chiediamo? Prova, io la risposta la conosco. Allora, l'idea di immortalare Napoli, bellissima, a Pizza Bra. Ma l'idea è stata mia, anche perché io sono del parere che Napoli è una bellissima città, merita e è giusto che sia, che deve stare ai primi posti. Far capire a questa bella città che ci sono anche dei giovani imprenditori come voi, armati di coraggio, per far sì che la città venga ancora più impreziosita da questi piccoli imprenditori, no? Sì, sicuramente. Io invito a tutti i giovani imprenditori come me che devono credere sempre di più sulla città di Napoli e affrontare le problematiche, perché secondo me Napoli è una grande città e merita. Ha dato la risposta giusta, no? Senz'altro, senz'altro. Infatti proprio per questo ci abbiamo creduto sin dall'inizio e ci crediamo fino in fondo, sperando che tutto vada per il verso giusto. Ma sicuramente tutto bene. Allora, Pizza Bra, Piazza Dante, perché bisogna venire in questo posto dove si può mangiare una buona pizza, le migliori carni italiane, sfizioseria, non manca nulla. Non manca nulla, un locale giovanile, alla moda, diciamo. Aperto tutti i giorni, anche a pranzo? Tutti i giorni, sì, a pranzo, sempre 24 ore su 24, sabato, domenica, sempre aperto. Quando avete fame? Venite a Pizza Bravo. Vi aspettiamo in tanti. Questa sera Enzino, che ormai è diventato lui il super inviato della nostra trasmissione, ha creato qualcosa di fantastico. Pizza Bra, dai un voto. Vabbè, 10-10 perché ho visto la 10-10 a lui, 10-10 alla pizza, 10-10 alla carne, perché ho assaggiato un po' di tutto, dalla pizza alla carne, e ho assaggiato pure la sua genuinità. È bello com'è, è vero, è un ragazzo vero. Anche perché tu giri l'Italia e non solo, quindi quando trovi questi posti poi nella centralissima Piazza Dante a Napoli, questa è una piazza storica. Centrale di questo è l'ombelico di Napoli proprio, cioè. L'ombelico di Napoli, questa ci manca. Il cuore. Napoli, tanti amici, tanti VIP per onorarti di questa bella avventura. Sì, io li ringrazio affettuosamente e veramente grazie di cuore. Sei emozionato, la vista sei emozionato. Assolutamente, lo ringrazio io di cuore e verrò molto presto a trovarlo. Un tuo saluto agli amici di Weekend Dance, non sono tanti e ti guardano. Amici di Weekend Dance, siete fantastici, seguite sempre questo pazzo di Dino perché è il numero uno. Ti voglio bene. L'idea dei colori di questa struttura, l'idea è tua, no? Sì, l'idea è mia e come dicevo prima nell'intervista di prima, che dopo mesi e mesi di lungo lavoro, di sacrifici e quant'altro, un grande ringraziamento va al grande amico l'architetto Gennaro Carbone, che ha seguito tutti i minimi particolari per la realizzazione di Pizza Bra. E guarda caso l'architetto ce l'abbiamo qua, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, le strutture oggi, quelle per il divertimento, quello per il mangiare bene, sì, sono sempre particolari, ma questa mi permette, complimenti, è qualcosa di avanti proprio. Abbiamo voluto dare un segno in più alla solita pizzeria, con un locale diciamo più alla moda e diverso dai canoni dei locali rustici. Un saluto a tutti gli amici di Weekend Dance, dal vostro Jerry.
ben vengano questi giovani imprenditori, così diamo un po' di fiducia anche a loro, no? Certo che devono avere piena fiducia, perché oggi contano i giovani. Le nostre iniziative sono solo di insegnamento verso di loro, e adesso loro stanno svolgendo tutto quello che noi abbiamo realizzato nell'arco degli anni, e loro continuano. We can dance. We can dance.